casa abbiamo poche cose molto chiare, no? Anche nel nostro, nella nostra linea di questo periodo, no? Perché? Perché quello è la salvezza che noi attribuiamo ad un superamento di questa crisi. Poche idee chiare e dai a lavorare, insomma. Esatto. Per cui non solo appunto il marxismo non è dogmatico, ma è partito, ed è questa la fase che addirittura noi come Commissione Cultura siamo all'interno del partito, dobbiamo costruire questa coscienza organizzata. Mi si è aperto il cuore perché c'è sempre, mi sembra vivo, io da 3 anni un po' in questo partito che ho scelto convinta, una sorta di, ma anche per la mia generazione, una sorta di nostalgia dei tempi che furono, nostalgia per quel che riguarda la mia generazione, del 70, della grande partecipazione. Io ero in, non ero nel PC, ero in altri, nel movimento, eccetera, che invece adesso stiamo qua con fatica a dare avanti. Invece dobbiamo essere molto lucidi sia su queste lezioni che ci stai tenendo, sia su questi due principi, a mio parere, perché sono quelli che poi ci riportano, probabilmente, speriamo, a ricostruire una rete che può portare ad un miglioramento della situazione. Per cui mi sembra che il continuo passaggio da quel che è stato, e quindi dai testi storici, dobbiamo fare, lo stai facendo, però anche in maniera corale, di elaborazione del nostro gruppo, di riportare alla situazione attuale, perché se no diventa un'operazione nostalgia e probabilmente arida, sterile, più che arida non lo è per niente, ma sterile nella situazione grave che stiamo vivendo adesso. Non era, se posso dire, io sono particolarmente colpito da quello che tu dici, nel senso che per me personalmente quello a tornare a, appunto, non solo non è arido, ma mi dà l'impressione che valga la pena di continuare a, no? Perché, capisci, un movimento che ha avuto, fai conto, nelle proprie figlie un personaggio come la Luzza. Come? La Luzza. Un personaggio come Terracini, 20 anni di galera, isolato dal partito. Era degli anni 30 in isole d'Italia, vabbè, dettagli. E, insomma, una cosa secondo me è verissima, noi siamo in realtà, noi proprio come comunisti, no? come comunisti, come marxisti, siamo portatori di una ricchezza culturale, morale, umana, che è verissima, è in contrasto totale con la disumanità capitalistica, non c'è dubbio. Insomma, è come un'osservazione stupida, no? Incidente aereo, muoiono 70 persone, erano presenti 5 italiani, ma che se ne frega? Quella è forte. No? Operai morti a Torino, quindi quelli a Torino fanno una protesta, perché noi, a noi c'è perché niente, la torinese si frega. Noi invece facciamo, no, la festa, ovviamente. Ecco, io credo che appunto quel tornare a significhi attualizzare, anche perché tu hai a che fare con la nostra storia, con personaggi di una grandezza culturale ed umana che non può non essere riprodotta, perché sennò non vale la pena vivere. Mi spiego? Io ho visto ieri un film, non
sapevo che cos'era, ma un film in cui era contro la Repubblica Democratica Tedesca, si attaccava la Stasi, no? Perché lo spionaggio, perché controllava i cittadini. Ora, con che coraggio ci sta smettendo un film del genere in un paese in cui c'è la strada, abbiamo i televisori che ci controllano, abbiamo i telefoni sotto controllo, abbiamo tutto, anche il calcio che è costruito sulla base dell'imbroglio e della presa in giro e di soldi che vengono tolti, no? Abbiamo le carceri segrete dove vanno, la gente viene torturata e voi ci venite a parlare della Stasi. Ecco, a me queste cose indignano e a me sembra che uno dei nostri compiti sia quello di far tornare la capacità di indignarsi. Quando Prodi dice che non possono più morire degli operai, ora basta, ma brutto figlio di... perché prima non bastava, perché ora basta. E poi a dice negli acciaieri eterni hanno della loro radice. Lì era proprio l'occasione, no, di occupare la fabbrica e far diventare la fabbrica un centro di tutta la protesta italiana, no? Certo. Questo, io credo che questo senso di ribellione, che è la dignità dell'uomo, senso della dignità della persona, no? Mi sembra. E questa è la grande lezione che Marx, Lenin, Trotsky, Rosenberg, Ho Chi Minh, Che Guevara. Guardando la copertina di questo libro ho notato una cosa, che questo libro è curato da Giorgio Giorgetti. Sì. Giorgetti è uno dei più grandi storici del secolo scorso italiano, sì. Si è occupato di storia delle campagne, ha scritto un libro Contadini e proprietari nell'Italia moderna, edito da Einaudi, che è uno dei capisaldi della ricerca storica per chi si occupa di storia rurale, di storia delle campagne, dei rapporti di produzione. Sì, sì. Senza poco, ma lo sottolineo perché è una persona a me particolarmente cara, insomma, lo reputo uno dei miei indiretti maestri, che è morto poi in età relativamente giovanile, insomma. E appunto insegnava a lungo storia e filosofia nei licei e poi è passato all'università negli ultimi anni della sua vita, perché credo che sia morto poco più che cinquantenne, insegnava allora all'Università di Siena. Questo c'entra poco, ma lo volevo dire, anche per sottolineare poi come queste edizioni degli editori riuniti, al di là dell'importanza dei testi che vengono commentati e presentati ed editi, aveva poi una, come dire, un contorno di curatori, di glossatori che erano persone di eccezionale livello, tra cui appunto c'era Giorgio Giorgetti. Per quanto tu ci hai detto, io mi venivano insomma diverse considerazioni, ma almeno una insomma che mi sembra particolarmente, almeno per me, di interesse, che è quella della Tagesgeschichte, no? Cioè del pensiero marxista, che effettivamente mi pare che tu questo abbia detto, se non l'hai interpretato, deve segnare il cammino, che costituisce l'orizzonte verso il quale muovere, ma che non può essere la chiave interpretativa che muove l'azione quotidiana. Questo secondo me è una cosa di enorme importanza, perché io vedo che oggi nel partito, fuori del partito, molto spesso si guarda alla realtà, alle dinamiche del presente, con quelli che io chiamo impropriamente, forse, non lo so, gli occhiali dell'ideologia, ma io credo che i problemi dell'oggi e il modo di risolvere i problemi dell'oggi debba in qualche modo indurci a dismettere per un istante, per quel che serve, questi occhiali che ci aiutano poi a situare l'oggi nella storia, ma il problema lo devi affrontare per quello che è, certo. Perché il problema, certo, è quello che sta sulla pelle degli uomini e delle, certo, donne, certo, e non puoi fare il sermoncino ideologico di fronte ai problemi che il presente ci impone. Per cui se il pensiero marxista, dico, e non solo esso, ci può far indurre a indignazione rispetto a tante cose che appartengono al presente.